Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica. Si cercano numeri più solidi a sostegno della maggioranza di centro-sinistra che guida la regione. Proseguono le trattative che guardano al gruppo civico degli ex assessori Di Matteo e Gerosolimo. Intanto il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ribadisce la volontà di seguire le normative per la questione incompatibilità del Presidente D'Alfonso. Servizio di Alfredo Primante. Continuano le fibrillazioni nella maggioranza regionale alle prese con un rimpasto dalla duplice difficoltà, perché condotto da un PD indebolito dalla batosta elettorale del 4 di marzo e perché prossimo alla scadenza naturale della consiliatura, incompatibilità del presidente e senatore D'Alfonso permettendo. Il lavoro di Giovanni Logli, a cui è stato affidato il ruolo di mediatore, non sarà facile, anche se un primo risultato positivo l'ha portato a casa con l'ingresso di Giorgio D'Ignazio in giunta quale assessore al turismo. Al momento l'emorragia del centro-sinistra è stata tamponata, ma è chiaro che il cerotto non può essere una soluzione duratura. Da sinistra, MDP Articolo 1 con Marinella Sclocco continua a chiedere maggiore collegialità e condivisione delle scelte politiche della giunta regionale, criticando nemmeno troppo velatamente D'Alfonso e il PD. Gli risponde l'assessore al bilancio Silvio Paolucci, ricordandole le assenze alle riunioni dell'esecutivo e i provvedimenti approvati nel campo del sociale. Resta critica anche la posizione del gruppo civico guidato da Di Matteo, Gerosolimo e Olivieri. Gli strascichi delle tensioni con il presidente D'Alfonso sono ancora percepibili, con Di Matteo in ritiro nella sua Roccamorice, che spinge per un cambiamento netto di rotta, aspettando le prossime mosse di Lolli, intenzionato a stilare con gli alleati un programma di fine mandato. Chi sarà il prossimo assessore dopo D'Ignazio? Non è facile prevederlo. Molti indicano il nome di Maurizio Di Nicola, che non conferma né smentisce. Stiamo ancora in qualche maniera condividendo con i tre consiglieri Di Matteo, Gerosolimo ed Olivieri un percorso di fine legislatura che trovi la soddisfazione compatta di tutta la maggioranza su alcuni temi importanti: la sanità, il lavoro, il rilancio degli investimenti nell'Abruzzo, che ha visto un masterplan che non era scontato, che è stato il frutto del lavoro, del buon lavoro del presidente D'Alfonso, e sicuramente un altro obiettivo di questa fine legislatura è chiudere la partita dei conti pubblici, dell'accertamento dei conti pubblici. Su queste sfide i tre consiglieri che hanno manifestato segni di distanza in questi giorni hanno però detto che sono effettivamente le sfide da mettere in campo. Vedremo se sarà necessario arrivare ad un'altra figura di assessore per cogliere meglio questi obiettivi. Ne stiamo parlando con serenità in maggioranza, siamo tutti a disposizione senza nessuno che abbia rivendicazioni particolari. La minoranza, dal canto suo, continua a battere dove il dente duole, cioè sulle dimissioni non date dal presidente D'Alfonso. Argomento caldo anche nell'ultimo consiglio regionale. Il presidente del consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, torna sull'argomento, ribadendo che la linea è quella di seguire la normativa nazionale e regionale. Per riflettere, trascorsi 30 giorni, 30 giorni dal giorno della proclamazione, 16 di marzo, mi pare che cessino il 16 di aprile. Se entro il 16 di aprile non arriverà negli uffici della Presidenza nessuna comunicazione da parte degli eletti, e quindi nel caso specifico del Presidente D'Alfonso, si avvierà l'iter previsto dalla legge regionale, che è quello della convocazione della Giunta per le elezioni, l'esame del carteggio, e poi lì si aprirà un dibattito e si darà corso a tutto ciò che prevede la norma regionale e la norma nazionale sull'incompatibilità. Ed ora la cronaca: colpo allo spaccio di droga alla villa comunale di Chieti, dove la polizia nel corso dei controlli ha fermato un giovane trovato in possesso, in una pertinenza nella sua disponibilità, di 450 grammi di marijuana e 435 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione. Il servizio di Paolo Renzetti. È stato il fiuto del cane antidroga dell'unità cinofila della polizia di Chieti ad aiutare gli agenti a scovare nel fondo di un armadio 450 grammi di marijuana, oltre a 21 dosi già pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e 475 euro. A finire in arresto è stato un giovane di 22 anni di Chieti, Simone Scampoli, arrestato dagli uomini della squadra mobile della questura per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al 22enne gli uomini della mobile sono arrivati
arrivati monitorando per circa 2 mesi l'area della villa comunale di Chieti, dopo che erano pervenute segnalazioni in merito ad attività di spaccio di droga. Così ieri pomeriggio, alla vista dei poliziotti, Scampoli ha tentato di allontanarsi e si è disfatto di un involucro contenente 5 dosi di marijuana per complessivi 2,6 grammi. Con lui c'era anche una ragazza di 18 anni che è stata denunciata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A quel punto il giovane è stato fermato e si è proceduto alle perquisizioni. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i suoi clienti erano ragazzi tutti piuttosto giovani di età compresa fra i 16 e i 20 anni. In diversi servizi fatti abbiamo identificato una settantina di ragazzi, tra questi anche giovanissimi, anche minorenni, quindi tra i 16 e i 18 anni. La maggior parte erano, diciamo, ventenni, si tratta di ventenni, però non escluso che la droga venisse ceduta anche ai minori. Una volta nell'appartamento abbiamo rinvenuto nella stanza del ragazzo il materiale che poi è stato sottoposto a sequestro, ossia la marijuana per un peso complessivo di 450 grammi, nonché ulteriori banconote, diciamo da piccolo taglio, provento sicuramente dall'attività di spaccio del giovane, per un totale di circa 450 euro. A Montesivano sono queste ore cruciali per l'approvazione del bilancio, con la maggioranza che fa i conti per non correre rischi in aula. Il sindaco Francesco Maragno è fiducioso. Il servizio. Sono ore cruciali queste per il comune di Montesilvano. Domani approderà in consiglio il bilancio, approvazione del bilancio preventivo. Assessore Cozzi, qual è la situazione? Ci sono i numeri in maggioranza? Ma guardi, al momento rispetto al bilancio non vedo particolari nervosismi. È evidente che quello è un momento, non voglio nascondermi, dove chiunque vuole togliersi qualche sassolino e approfitta di questo strumento per porli sul tavolo. Abbiamo ascoltato sempre tutti, lo faremo anche questa volta. Se i motivi risiedono all'interno del bilancio, la soluzione sarà trovata assolutamente, come sempre fatto, perché questa amministrazione è stata sempre con le orecchie attente, con la volontà di risolvere i problemi della città, perché non dobbiamo dimenticarci che di quello noi ci occupiamo. Se poi ci sono altre ragioni, credo che la sede non sia quella della riunione di maggioranza sul bilancio, ma sono temi più politici. Il primo ministro della Repubblica di Srpska, Bosnia Erzegovina, ha fatto visita agli studenti dell'Università di Teramo, dove ha tenuto una lezione magistralis dal titolo La Repubblica di Srpska all'interno del quadro costituzionale dell'accordo di pace di Dayton, accordo stipulato nel novembre del 95, con il quale ebbe termine la guerra in Bosnia ed Erzegovina. La Repubblica di Srpska è una delle due entità costituzionali e legali della Bosnia ed Erzegovina, oltre a essere parte della federazione della Bosnia stessa, servizio che possiamo vedere. Ja sam u ime vlade Republike Srpske učestvovala također u jednom značajnom projektu ovde. A nome della Repubblica Srpska, del governo della Repubblica Srpska, ho partecipato a un programma europeo. La regione Abruzzo è stata il leader in questo programma. Abbiamo fatto importanti collegamenti e il mio ruolo oggi di presentarmi e di interloquire con gli studenti teramani, quello di far capire loro che cos'è la Bosnia ed Erzegovina e che cos'è il ruolo della Repubblica Srpska nel contesto della Bosnia ed Erzegovina. La Repubblica Srpska occupa 49% della superficie di tutta la Bosnia ed Erzegovina, ma è molto importante far capire il peso e i pesi che abbiamo nel contesto della Bosnia ed Erzegovina. Grazie al Rettore e tutti i professori perché hanno organizzato questo evento, e questo è che ci farà comprendere ancora di più. E vedo una grande possibilità di fare rapporti tra le due università.
Il generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpini, è arrivato all'Aquila per un saluto al 9° Reggimento. Per il generale Berto è stato un ritorno emozionante nel capoluogo perché dal 2002 al 2004 è stato comandante del reggimento durante la missione in Afghanistan. Il servizio di Daniela Rosone. È tornato all'Aquila per la prima volta da comandante delle truppe alpine, incarico avuto a febbraio. Così il generale di corpo d'armata Claudio Berto ha voluto salutare i suoi alpini, gli alpini del 9° Reggimento dell'Aquila, che lui comandò dal 2002 al 2004. Erano i tempi dell'Afghanistan e della missione Nibbio, che portò agli alpini aquilani la croce dell'Ordine Militare d'Italia sulla bandiera di guerra. Una visita semplice, piena di emozioni, anche per dire grazie alle donne e agli uomini in divisa, per l'impegno quotidiano in patria e all'estero. Gli alpini del 9° sono appena tornati dalla missione Libia e presto inizieranno anche l'operazione Strade Sicure a Roma. Toccanti e significative le parole del generale Berto. Voi avete una bussola morale che vi indica la direzione anche in caso di difficoltà. Mi chino di fronte alla gloriosa bandiera del Non Alpini che ho avuto l'onore di servire ormai 15 anni fa. Ecco, quando un reparto torna è il momento anche di tirare le somme, l'ha fatto già brillantemente il vostro comandante di reggimento. Io volevo solo aggiungere che sono certo, conoscendovi, sapendo chi siete, che avete fatto il meglio. Avete rappresentato ancora una volta quello che è un talento che ci riconoscono in tutto il mondo. Il comandante del 9° aquilano, il colonnello Marco Iovinelli, ha riconsegnato nelle mani del presidente ANA Abruzzi Pietro D'Alfonso il vessillo tricolore avuto in consegna nel momento della partenza per la Libia. Onorato di comandare questo reggimento, ha detto commosso Iovinelli, che ha voluto ringraziare le famiglie dei militari e salutare con affetto gli alpini che non ci sono più, quelli che sono andati avanti, come si dice in gergo. E in tribuna, come sempre, la presenza discreta e silenziosa dei genitori del maresciallo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan. Oggi lì un ambulatorio medico porta il suo nome, il suo e del collega Manuel Fiorito, vittime di un agguato mortale. Prima di tutto grazie per aver visitato questo reparto che lei ha comandato e quindi i sentimenti che lei ha provato sono i sentimenti che provo io oggi. Nella visita di oggi ho visto il forte legame che ha lei con il 9° Reggimento Alpino. Come aquilano per me è un grande onore comandare il reggimento della mia città. Questo reggimento oggi è formato da due anni, il Battaglione L'Aquila e il Battaglione Vicenza. Anche il Comune ha voluto dire grazie tramite il vice sindaco Liris agli alpini per l'opera importante e silenziosa che svolgono in Italia e all'estero. L'Aquila oggi ha due battaglioni, il battaglione L'Aquila e quello Vicenza, creato proprio per intervenire in caso di pubbliche calamità. Importantissimo infatti il contributo dato dagli alpini negli ultimi terremoti del 2016 e del 2017. Si è svolto a Pescara un convegno organizzato dall'AICRE Abruzzo per parlare di fondi strutturali e investimenti europei, ma soprattutto per fare il punto su cosa è stato fatto in Abruzzo. Vediamo. La politica di coesione in realtà è proprio la politica che afferisce le tematiche dei nostri territori, perché quando parliamo di utilizzo di fondi di coesione noi parliamo di mobilità urbana, noi parliamo di energia sostenibile, noi parliamo di formazione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti e parliamo di digitalizzazione, innovazione piccole e medie imprese, quindi tutte quelle che sono le tematiche che riguardano la vita dei nostri comuni. A volte purtroppo la comunicazione, la conoscenza dell'utilizzo di questi fondi non è così ampia e quindi iniziative come questa, che sono iniziative europee, servono proprio per rendere edotti i nostri cittadini di quello che in realtà con questi fondi si può fare nei nostri comuni. L'AICRE Abruzzo
è ripartita da un paio di anni, alla presidenza c'è il Giuseppe Di Pangrazio, l'attuale presidente del Consiglio regionale, a testimoniare la vicinanza della regione a questo ente. Ci siamo strutturati con un consiglio direttivo che comprende tutti i comuni, sia i comuni capoluogo e quelli di fascia più grande, ma anche i comuni piccoli o piccolissimi, ma soprattutto abbiamo creato una serie di gruppi di lavoro fatti di giovani amministratori che con un contributo di idee e di progettualità riescono a strutturare le attività sul territorio. Sponsorizziamo anche delle borse di studio per giovani amministratori sull'europrogettazione, diciamo ci rendiamo utili in tutti i modi a supporto delle realtà locali. Come si trova la regione Abruzzo quando si parla di politica di coesione? È stato fatto molto dal punto di vista, come vedremo oggi, del sociale, presenteremo le best practice a livello regionale, è stato fatto molto dal punto di vista della promozione del turismo e dei parchi naturali, ma dobbiamo fare ancora molto perché ci sono ancora emergenze lavorative, dobbiamo riservare un'attenzione particolare alle imprese che si aprono alle sfide dei mercati anche all'estero. Sembra sbloccarsi l'iter per l'erogazione del contributo a favore della deputazione del Teatro Marrucino di Chieti, circa 200.000 euro che servono anche per completare le celebrazioni del bicentenario. Non ci sono notizie invece per il contributo del 2018. Gino Di Tizio. L'allarme sui soldi che non arrivano al Teatro Marrucino, impegnato nei festeggiamenti per il bicentenario, con contratti ancora da firmare per concludere le manifestazioni previste, è stato raccolto dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che è anche presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo. Da lui sono arrivate le assicurazioni per quanto riguarda il contributo straordinario di 200.000 euro per il bicentenario e la quota di 300.000 euro per l'annata 2017. Sono entrambe incluse queste cifre nel bilancio. L'assessore Silvio Paolucci, già contattato, si attiverà per far sì che le somme arrivino effettivamente nelle casse del teatro nei tempi più brevi possibile. Tutto da vedere invece per quanto riguarda il contributo per l'annualità 2018, di cui non c'è traccia nel bilancio regionale. Sarà oggetto di confronto con i responsabili del settore cultura per arrivare al rispetto dei patti e dei diritti che appartengono ad un teatro che è un vanto, come ci tiene a specificare lo stesso Mauro Febbo, non solo di Chieti, ma dell'intero Abruzzo, per tradizione e qualità dell'offerta. Lupi, cervi e linci, grandi mammiferi, sono tornati in Abruzzo e in particolare nella riserva naturale Castel Cerreto, appena Sant'Andrea di Teramo. Se ne parlerà in un incontro con il noto ecologista Franco Tassi, domenica prossima 15 aprile, nella sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Cinghiali, lupi, cervi, caprioli, addirittura le linci sono questi grandi mammiferi che sono tornati in Abruzzo e in particolare nella riserva naturale regionale Castelcerreto appena Sant'Andrea di Teramo. Il futuro che si prospetta è dunque quello di una convivenza possibile ed è anche il tema di un incontro organizzato nella sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea con Franco Tassi. L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con il Centro Studi per l'Ecologia e la Biodiversità degli Appennini. Dove è ubicata esattamente la riserva di Penna Sant'Andrea e quali paesi e borghi comprende? Allora, la riserva naturale regionale Castelcerreto si trova in Contrada Pilone, è una frazione del comune di Penna Sant'Andrea, è tutta ricompresa nel comune di Penna Sant'Andrea, ha un'estensione di 142 ettari, si tratta essenzialmente di un bosco, quello che rimane di un antico bosco che conserva tantissime specie vegetali e anche animali. Che animali ci sono? Ci sono tanti animali, è proprio di questo che noi parleremo nel convegno che facciamo domenica, perché ultimamente sul nostro territorio sono tornati anche degli animali che non erano più presenti, come i cervi, i caprioli, i cinghiali, ormai è tanto che sono tornati e rappresentano già un problema. A seguire questi animali ci sono i predatori, quindi anche il lupo comincia a essere una presenza occasionale ma non abbastanza frequente del nostro territorio. Noi domenica parleremo proprio di questo e lo faremo
faremo con Franco Tassi, presenterà un libro nuovo, inedito, sulla presenza della lince, un animale, un mammifero misterioso perché si vede pochissimo, la presenza della lince in Abruzzo, con dei documenti, ripeto, inediti. Allora i turisti che verranno nella vostra riserva potranno vedere caprioli, cervi e linci? Allora, i cervi li vedranno sicuramente perché noi abbiamo un'area faunistica dove ci sono dei cervi in semi cattività, diciamo, però si vedono abbastanza frequentemente. Poi gli altri incontri sono occasionali, però sono anche incontri frequenti, ci sono incontri con l'istrice, un animale che misterioso che era scomparso dalle nostre parti, ma di cui abbiamo molti avvistamenti negli ultimi tempi. Ed ora apriamo la pagina dello sport, sarà Pinzani della sezione di Empoli a dirigere il match di sabato all'Atletico Cornacchia tra Pescara e Bari. Per l'occasione il tecnico biancazzurro Beppi Pillon potrebbe confermare la stessa formazione che ha ben figurato a Palermo, anche se va monitorata la situazione di Brugman che continua ad accusare noie muscolari e per questo viene gestito come accaduto la scorsa settimana. In caso di peggioramento delle condizioni è pronto Carraro. Ascoltiamo ora il difensore Crescenzi, ex della partita. Sabato arriva il Bari, Alessandro, a questo punto 8 finali per il Pescara, quella con i pugliesi è la prima, gara da non sbagliare assolutamente. Sì, hai detto bene, 8 finali, in ogni partita dovremmo essere perfetti, arrivati a questo punto, per raggiungere quanto prima la salvezza. Incontriamo una squadra che è tra le prime posizioni, secondo me ha una rosa molto importante e può andare in Serie A, però noi, come ho detto prima, dobbiamo essere perfetti in queste 8 finali e quindi daremo il 130%. A proposito di Bari, tu sei un ex, hai giocato con i biancorossi nel 2011, quali ricordi dell'esperienza pugliese? Sì, oramai è passato tanto tempo, però mi sono trovato molto bene a Bari. È una grande città, ha una grande tifoseria e per questo la rispetto tanto. Però adesso io sto qui a Pescara e voglio pensare solo al Pescara e, come ho detto prima, di raggiungere quanto prima la salvezza. Arrivate a questa gara dopo il pareggio di Palermo, un'ottima partita quella giocata in terra siciliana, però i risultati dei posticipi hanno fatto addirittura peggiorare la classifica del Pescara. A questo punto bisogna tornare necessariamente alla vittoria, anche con i pareggi si fa poca strada. Sì, però io di natura sono fiducioso e ancora di più dopo la prestazione fatta a Palermo. Secondo me abbiamo dimostrato, oltre all'atteggiamento che è stato infallibile, ma abbiamo dimostrato che sappiamo giocare e che abbiamo le palle e possiamo confrontarci con chiunque. Cosa è cambiato con l'arrivo di Pillon sulla panchina del Pescara? Perché a Palermo, al Barbera, si è vista una squadra diversa rispetto a quella delle precedenti esibizioni. Con Mr. Pillon sicuramente è cambiato l'atteggiamento e secondo me è riuscito a trasmetterci molte motivazioni e credo sì, l'abbiamo dimostrato in partita. E poi per quanto riguarda il modulo è cambiato, siamo tornati al 4-3-3 e sicuramente in queste ultime 8 partite con questo modulo potremo dare qualcosina in più. E nel Bari l'allenatore Fabio Grosso potrebbe operare dei cambi rispetto alla gara con la Salernitana. Galano, a secco da 4 mesi, potrebbe riavere una maglia da titolare, così come l'ex Diakité che è stato recuperato e potrebbe essere uno dei due difensori centrali. Ballottaggi sui terzini, Sabelli Anderson a destra e Balkovec Delia a sinistra. Nelle ultime partite ha invece trovato spazio il centrocampista Simone Iocolano che ascoltiamo. Sappiamo che bisogna affrontare una partita difficile contro una squadra che è una delle tre retrocesse della Serie A, quindi attrezzata, forte. Purtroppo è un po' un percorso difficile quello che stanno facendo loro, però ha cambiato allenatore, io l'ho avuto per l'ultimo periodo ad Alessandria l'anno scorso. È un bravo allenatore d'esperienza che sa mettere in campo la squadra, sa dare dei valori alla squadra, quindi ci aspetta veramente una partita tosta e difficile da affrontare. È vero, c'è stato questo calo nella ripresa, però che ti posso dire,
purtroppo il calcio è così, succedono queste cose qua, l'importante è capire dove sono stati fatti gli errori, perché abbiamo affrontato così il secondo tempo rispetto che al primo, e cercare di portare le cose migliori per la partita che ci spetta. Secondo me troveremo una squadra che ci aspetterà e cercherà di ripartire, anche perché sono molto molto bravi, e ripeto che è una squadra che delle tre retrocesse, una delle tre retrocesse della Serie A, quindi è una grande squadra, bisogna fare attenzione, non bisogna prenderla sotto gamba assolutamente, nonostante il percorso che abbia fatto, e sarà una delle partite più difficili della stagione. Sono tante partite, tanti scontri diretti, secondo me chi è più lucido, chi sta meglio fisicamente, ma soprattutto chi ha veramente intenzione di fare qualcosa di importante, avrà i risultati e metterà in campo quello che servirà per vincere le partite. Ed ora la Serie C, il centrocampista del Teramo Carlo Ilari analizza la sfida di campionato alle spalle con il Renate e quella prossima contro la San Benedettese, molto sentita specie dalla tifoseria biancorossa. Nel frattempo in casa Teramo nel pomeriggio partitella in famiglia con la difesa 3 che, complice l'assenza per squalifica del capitano Speranza, sarà formata da Milillo, Caidi e Sales. Vediamo. Siamo consapevoli che la partita di domenica è fondamentale per noi e forse in questo momento è la partita più difficile che ci potesse capitare, perché comunque affrontiamo una San Benedettese che ha perso l'ultima partita di campionato, gioca in casa e ambisce al secondo posto, però dobbiamo farci trovare pronti e carichi, per noi è una partita vitale, quindi dobbiamo prepararla veramente bene. Ma io penso che soprattutto quando si è magari in fondo alla classifica, comunque in basso della classifica, quando si va in vantaggio, poi è normale che si tende a non scoprirsi di più e cercare magari di mantenere quel vantaggio che si ha, piuttosto che cercare di offendere e fare il secondo gol. Penso che sia speciale per tutti, perché insomma qui viene considerata un derby e siamo consapevoli insomma che il tifo ci tiene in particolar modo, e ovviamente saremo felicissimi di potergli dare una gioia, ma a prescindere da questo, per noi qualunque squadra avessimo affrontato sarebbe stato fondamentale portare a casa punti per la posizione in classifica che abbiamo, quindi dobbiamo assolutamente prepararla benissimo. Purtroppo una volta per un motivo, una volta per un altro, non sono più riuscito a trovarmi lì nel posto giusto al momento giusto. Diciamo che purtroppo, soprattutto per un centrocampista, ci sono alcune fasi in cui le cose vanno un po' meglio e un po' meno bene sotto porta, però vabbè, fa parte del gioco, io la vivo serenamente, anche se è ovvio che mi piace sempre andare a segno. Ma ho avuto un po' di problemi fisici dalla partita di Sant'Arcangelo, una volta un problema, una volta un altro. Penso che il mister a centrocampo abbia molta scelta con caratteristiche tutte differenti, quindi sta a lui decidere. Io sono a disposizione per un quarto d'ora, mezz'ora, tutta la partita, insomma non c'è problema. In questo momento l'obiettivo di tutti è sicuramente quello della salvezza, non possiamo pensare agli individualismi adesso. E loro sicuramente in questo momento magari ambivano a raggiungere il Padova, però si trovano lì e sicuramente voler la seconda posizione a dispetto della Reggiana per loro è veramente importante in ottica playoff, quindi saranno molto motivati, ma noi abbiamo motivazioni molto maggiori perché dobbiamo tirarci fuori da questa posizione. Ed ora alla Serie D arriva un contributo del Lance e soldi di imprenditori privati per dare ossigeno alla squadra e allo staff dell'Aquila Calcio a fronte di una società che si è praticamente disimpegnata. Un risultato portato a casa grazie all'impegno dell'assessore allo sport Piccinini, che con il sindaco ha dato disponibilità al mister per dare appunto una mano in questo finale di stagione. Si stanno muovendo anche delle trattative, si stanno sviluppando delle trattative anche per il passaggio di società. Vediamo il servizio.
Una boccata d'ossigeno per i giocatori e lo staff dell'Aquila Calcio arriva dall'Associazione Nazionale Costruttori come entità e anche da imprenditori privati che si sono impegnati per dare un contributo e permettere alla squadra di finire dignitosamente il campionato. Si pagheranno alla squadra e staff un paio di mensilità per cercare di dare il respiro a delle persone che sul campo hanno onorato al meglio la maglia della città, nonostante una società assente. Per onor del vero era presente alla conferenza, anche se non al tavolo, il solo socio Fabrizio Rossi, che è stato sempre comunque in prima linea per cercare di sostenere il sodalizio, nonostante la sua quota sia minima per quel che concerne la prima squadra. Un riconoscimento voluto questo dall'assessore Piccinini, che in contemporanea sta trattando con due gruppi imprenditoriali per dare all'Aquila Calcio una nuova società, uno locale e uno di fuori. Per ora nulla in più è dato sapere. So che Lance personalmente come ente ha dato un contributo e altri imprenditori si stanno muovendo in questa direzione. E va detto parimenti che la prossima settimana io ho dei contatti per quanto riguarda la possibilità di una cessione della società. Mi auguro veramente che Chiodi e soci possano essere collaborativi almeno in questo, nel mostrare la massima trasparenza. Senza utenze a casa intanto e senza stipendi, questo per noi è un segno di riconoscimento importante che ci permetterà di avere un po' più di serenità. Il mister ha ringraziato a nome di tutte Lance e l'assessore per l'impegno, che non era assolutamente un obbligo, e ha citato anche il caso dell'Arezzo, dove sono stati raccolti oltre 300.000 euro. Qui all'Aquila, a parte il buon cuore di quei tifosi che pagheranno anche la trasferta a San Marino, un discorso del genere oggi, con tutte le frizioni che ci sono tra tifoseria e società, non è stato possibile. E di fronte ad una tifoseria ormai esausta e delusa allo stremo, come allo stremo del resto sono i giocatori e il mister, si spera di raggiungere un risultato concreto a livello di trattative per non dover staccare la spina. Il comune si muove e l'Aquila, ha ribadito il mister, vuole i play-off, che sono un segno importante per noi, anche se non significheranno nulla dal punto di vista di eventuali promozioni. Al di là dell'aiuto, che sarà comunque sia ben accetto, è un segnale concreto da parte della città, da parte dell'associazione dei costruttori, che insomma ha il suo valore, la sua forza, la sua potenzialità, dell'assessore Piccinini, che ha fatto da mediatore in maniera molto positiva e promotore di un'iniziativa che non era dovuta materialmente a nessuno, e forse sarà il primo concreto aiuto che riceviamo in questo contesto. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23, poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera in diretta alle ore 21, Velò, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo, curato da Jacopo Forcella, con la partecipazione dell'ideatore Luciano Rabottini. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.